Abbiamo alzato notevolmente il livello di controlli in città. Stamattina e oggi pomeriggio abbiamo praticamente, grazie all'intervento anche della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine, elevato un numero alto di verbali, oltre i 40. Soprattutto ora stiamo praticamente facendo un'attività di fatto di controllo e filtraggio all'ingresso di tutta la città, questo praticamente è il lato Barletta, ma stiamo facendo la stessa cosa il lato Andria, Bisceglie, Corato, per verificare effettivamente che coloro che si stanno praticamente muovendo tra le città e all'interno della stessa città siano innanzitutto muniti di autocertificazione, per cui per capire se sono giustificati i loro movimenti, ma anche per provare a censire tutti coloro che arrivano da fuori regione e stanno utilizzando in questi giorni le autovetture, visto che praticamente abbiamo organizzato un'attività di controllo sia all'interno delle stazioni sia per i bus. Ci mancava l'accesso con le auto, lo abbiamo predisposto. Chiaramente è un grande dispiegamento di forze di polizia locale, lo stiamo facendo congiuntamente per ora anche alla Polizia di Stato, mi auguro nei prossimi giorni di avere l'ausilio anche di Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono controlli importanti soprattutto per il rispetto dei provvedimenti del governo, oltre che dell'ordinanza del Presidente Emiliano.